Nel corso di questi ultimi anni ho avuto la fortuna di poter lavorare su dei set abbastanza impegnativi, abbastanza cicciotti, dove la cinepresa, anziché essere una normale cinepresa, era lo smartphone, realizzazione di cortometraggi, piccole pubblicità, eccetera. Questo mi ha portato a dover un po' scoprire tutto il lato, il mondo del filmmaking su smartphone che mi ha sempre appassionato. Ecco perché oggi faccio questo video e perché molto rapidamente oggi, e se poi vi interessa un approfondimento, fatemelo sapere nei commenti, vi voglio raccontare 5 motivi per cui secondo me Filmic Pro, una delle app più gettonate in assoluto per la ripresa e il filmmaking video su smartphone, è per me la miglior scelta in assoluto nel momento in cui vogliate sfruttare al 100% i sensori e le ottiche dei vostri smartphone. Come sempre mi raccomando, alla fine del video, se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un like, se vi va a commentare rispondo sempre a tutti e di sostenermi se vi interessa quello che faccio con un'iscrizione al canale e anche su Instagram e su TikTok dove lavoro molto su dei contenuti un po' più rapidi legati a dei tips e a delle curiosità su tutto il mondo del filmmaking e della fotografia su smartphone. Iniziamo subito con il motivo numero 1, il più banale, il più semplice, il più ovvio, ma che su Filmic Pro riesce a trovare una dimensione molto molto più ampia che nessun'altra app stock può offrire a questo livello, ovvero il controllo della nostra immagine. E che cosa intendo per controllo dell'immagine? Non solo banalmente l'esposizione, questo lo possiamo fare su ormai praticamente qualsiasi modello Android, su iPhone ancora non si può fare, ma soprattutto nella scelta di un codec e di una relativa compressione che è tra le più ampie in assoluto. Nel caso specialmente di iPhone abbiamo veramente una scelta di codec impressionanti, dall'8-bit, 10-bit, il ProRes 709, il ProRes 2020, in HDR, in SDR, il Dolby Vision HDR e così via, e poi tutta una serie di compressioni fino ad arrivare a delle cose assurde che occupano parecchia memoria. A tutto ciò si abbina poi la possibilità di poter andare a lavorare sul profilo nativo con cui andiamo a girare e quindi di lavorare proprio sulla curva in qualche modo della nostra immagine, e Filmic Pro ci propone, in base al codec scelto, tutta una serie di possibilità, tra cui la più estrema, tra virgolette, ovvero la modalità log 2 o 3, dove andiamo a un po' simulare quello che è un profilo S-Log, un profilo RAW, un profilo molto piatto della nostra immagine, che ci consente di fare cosa? Principalmente due cose, la più ovvia, ovvero il lavoro di post-produzione più importante, e la meno ovvia, ma forse la più importante per chi deve affrontare un lavoro di un certo tipo, andare proprio a stressare il sensore, a vedere realmente come si comporta in termini di gamma dinamica, di reazione sulle zone buie, piuttosto che di reazione sulle alte luci, eccetera, eccetera. Perché poi, oltre alla scelta del profilo, possiamo andare a toccare la curva manualmente, toccare i toni manualmente e in base a quello che ci serve ottenere già in fase di ripresa un'immagine che è funzionale. Sia se ci serve un'immagine già fatta e finita, ma in un certo modo che posso calibrarmi al millimetro, che se ci serve un'immagine invece più grezza possibile da lavorare in un secondo momento. Finisce qui, non finisce qui il controllo dell'immagine, perché oltre poi a quello che è il formato inteso in termini di rapporto d'aspetto, la gestione dei fotogrammi, eccetera, eccetera, abbiamo anche una funzione, una chicca, che è il controllo della mappatura dei toni. Abbiamo due opzioni, globale e locale. Non faccio qui un focus su cosa si intende per mappatura dei toni. Vi lascio però un video interessantissimo dei ragazzi di iPhotographers qui sotto, vi lascio il link insomma da qualche parte. Importante specialmente se dobbiamo lavorare appunto in manuale, in modalità pro, con una continuità fotografica che ci serve per il nostro lavoro, il nostro prodotto, e dobbiamo assolutamente capire come impostare questa mappatura. Andiamo a vedere il secondo motivo, ovvero il controllo della messa a fuoco. E anche qui mi direte subito, ma questo lo posso fare veramente in qualsiasi app, sia in modalità automatica che nelle varie modalità pro. Io ho il controllo della messa a fuoco tramite un semplice tap o tramite un cursore e posso fare i miei passaggi di fuoco. Sì, ma Filmic Pro va molto oltre e ammicca tantissimo al mondo del cinema, del set cinematografico. Prima cosa, il cursore della messa a fuoco è incredibilmente fluido. Non ci sono app che hanno un cursore così fluido e che quindi ci permettono poi di avere un'immagine, un passaggio di fuoco piacevole e di cui possiamo determinarne con anche grande
precisione il ritmo e la morbidezza. Ma poi ci sono due chicche, secondo me, meramente azzeccate, dei marker che determinano l'inizio e la fine del mio passaggio di fuoco. Questo può essere utile sia se facciamo il fuoco manualmente, ma sia nel momento in cui è un'altra persona a fare la messa a fuoco per noi. E qui c'è la più grande figata, secondo me, di questa app, che è Filmic Remote, ovvero una seconda app che serve a far sì che un secondo operatore, quello che sul set chiameremmo focus puller, possa avere il controllo totale dell'immagine da un secondo dispositivo e quindi andare a muovere la messa a fuoco della nostra camera principale senza dover direttamente lavorare su di essa. Capisco che è una cosa molto di nicchia, ma banalmente se stiamo utilizzando lo smartphone su un gimbal, stiamo affrontando dei movimenti molto complessi, anche nel caso dello smartphone che ha tanta profondità di campo, perché lo sappiamo, eccetera, comunque è necessario fare dei passaggi di fuoco, o può essere necessario fare dei passaggi di fuoco. È vero che molti gimbal per smartphone hanno una funzione Bluetooth, per cui poi noi tramite una rotellina, eccola qui, posizionata sul gimbal, possiamo muovere la messa a fuoco, ma è vero che innanzitutto non è compatibile o non sempre compatibile con Filmic Pro. Secondo, per situazioni particolarmente complesse è tutta un'altra storia avere una persona che si dedica solo a quello. Vediamo il terzo motivo, ovvero la disattivazione completa di qualsiasi aiuto software. Tutti gli smartphone, ve lo garantisco, in modalità video, anche quando abbiamo le modalità log, che quindi vogliono un po' simulare questo approccio al lavoro un po' più, chiamiamolo professionale, un po' più classico, mantengono sempre alcune cose, tra cui un filtro nitidezza e un filtro di riduzione del disturbo, sempre, tutti, molto molto odioso e che porta a una strana compressione dell'immagine, specialmente nei toni medio-bassi, nelle sfumature, e anche una stabilizzazione elettronica che anche quando andiamo a disattivare in piccola parte spesso rimane, ad esempio su iPhone rimane, andando a far cosa? Perché non funziona male, ma non ci permette di lavorare su tutta la superficie del sensore, perché c'è sempre inevitabilmente un piccolo crop, se questo lo possiamo vedere su Filmic Pro, perché lì invece ad esempio le stabilizzazioni sono gestite in maniera molto profonda, ne abbiamo ben 4 e le possiamo soprattutto disattivare totalmente andando ad avere la superficie del nostro smartphone per intero e quindi la maggior qualità possibile. Inutile dirvi che va anche a disattivare tutto quello che comporta la riduzione del rumore, l'aumento della nitidezza, eccetera. Su Android posso anche proprio personalizzare questa cosa e selezionare dei livelli per ogni aiuto software disponibile. Il quarto motivo è la compatibilità con accessori di terze parti. Ne ho qua proprio uno, anzi due in realtà, perché lui sia con microfoni anche Bluetooth e poi tutto quello che riguarda la gestione di quest'ultimi, quindi il guadagno, le frequenze, eccetera, sia per quanto riguarda le lenti, come ad esempio quelle più particolari, tipo la lente anamorfica che richiede una certa trasformazione dell'immagine, eccetera, e possiamo avere tutto direttamente in app, fa un riconoscimento e possiamo lavorare per benino. Ovviamente tutto ciò che riguarda i gimbal più gettonati, Filmic Pro ha tutta una serie di funzioni dedicate proprio ad interfacciarsi con brand di terze parti e quindi ad esempio nel caso del gimbal facilitare l'utilizzo, perché tutte le funzioni, diciamo, dell'app, comunque le principali funzioni dell'app, possono poi essere gestite direttamente dai tasti del gimbal, il che può essere molto comodo, specialmente quando si lavora in velocità. Quinto motivo, personalizzazione preset. E cosa intendo? Per personalizzazione intendo che abbiamo questi tastoni principali nell'interfaccia nuova, che sono dei veri e propri tasti funzione, dei veri e propri tasti FN. E basta tenerne premuto ad esempio uno per avere accesso a un menu che ci consente di personalizzare quest'ultimo e andare a inserire la funzione per noi più interessante. L'altra gran cosa sono i preset. Viene da sé, vista la mole di opzioni e possibilità che l'app offre, è interessante la possibilità di poter salvare tutto in un grosso preset e, non lo so, quando ho un set cinematografico, il mio preset basta che clicco e lei si imposta per come deve essere. Se devo girare un video emozionale, street, in giro, ho un altro preset, eccetera, eccetera. Di avere dei preset, secondo me, non è scontato e se non erro si possono anche condividere, scaricare, insomma,
qualche funzione un po' più smart a riguardo che però non ho mai approfondito troppo. Motivo bonus e poi vi racconto anche velocemente un paio di pro e di contro e di considerazioni finali. Il motivo bonus, ovvero il sesto, è un po' inaspettato per un'app di questo tipo, ma riguarda la modalità automatica, ovvero questa app lavora molto molto bene anche in modalità automatica e lavora secondo me molto meglio di qualsiasi app stock. Uno perché banalmente ci dà molta più scelta anche nella gestione del file, della compressione, del codec, eccetera. Due perché fa delle letture incredibili, secondo me, degli scenari dell'esposizione e anche della messa a fuoco, ovvero non vi so dire se nello specifico c'è un miglioramento o un peggioramento della messa a fuoco in termini proprio di riconoscimento di quello che deve mettere a fuoco, ma i passaggi di fuoco automatici, in modalità automatica, sono molto più piacevoli. Rapidamente un paio di pro e di contro e quindi le mie considerazioni finali. Filmic Pro è sicuramente un'app per utenti consapevoli o che vogliono diventare utenti consapevoli, un'app pensata per delle situazioni molto di nicchia, è pensata per il set, ammicca tremendamente al mondo del cinema e delle cineprese ed è lì che trova il suo massimo potenziale. Un contro, anzi due, sono il prezzo, perché proprio questo suo essere un'app pensata comunque per il set ha portato il team, secondo me, a trovare questa soluzione molto cara rispetto al prezzo, ovvero quella di un abbonamento settimanale. Un tempo si poteva acquistare, si acquistava una volta e si avevano tutte le funzioni che si potevano avere, ogni tanto usciva qualche espansione e la si poteva acquistare e finiva lì. Ha senso quindi anche per gli utenti magari che non lavorano in questa nicchia di grossi set girati con lo smartphone, utilizzarla in occasioni particolari, non so, una vacanza in un posto pazzesco e volete appunto portarvi a casa dei bei ricordi o volete girare qualcosa con lo smartphone, ecco, in un periodo concentrato ha assolutamente senso. Il secondo difetto è la compatibilità con Android, ovvero, ma questo dipende, è proprio nella natura del mondo Android. Ogni smartphone è diverso, ogni brand è diverso, ogni modello di ogni brand è diverso. Filmic Pro ha tutta una serie di funzioni, ma adattarle di volta in volta a un nuovo modello è veramente complesso, complessità che non si trova su iPhone perché semplicemente ne escono 1/2 ogni anno e quindi si fa un focus, un'ottimizzazione che è molto molto diversa. Affianco però subito a questa cosa un pro, ovvero il fatto che il team di Filmic Pro è incredibilmente disponibile, incredibilmente sul pezzo e questo si traduce in assistenza molto rapida, rispondono veramente a tutti, a qualsiasi cosa, sono molto attenti anche a richieste specifiche. A me è capitato di dover girare un film con lo Xiaomi 12 Pro, un cortometraggio. A me è capitato di dover girare, ad esempio, un cortometraggio con lo Xiaomi 10 Ultra. Io avevo avuto il telefono un po' prima rispetto all'uscita sul mercato. Non c'era ancora una gran compatibilità con Filmic Pro, anzi, era quasi nulla. Ho scritto al team, mi hanno risposto, abbiamo chiacchierato su alcune cose. Sarà un caso, ma dopo poco sono spuntate delle funzioni sul Filmic Pro del mio Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 11 Ultra, scusate. E la cosa si traduce anche in aggiornamenti costanti e tra l'altro molto attenti al settore dei professionisti, a ribadire il fatto che questa è un'app comunque pensata per il set. Spero che questo video vi sia stato utile, lo ripeto la terza volta, se volete degli approfondimenti su questa app, sul filmmaking in generale, fatemi sapere nei commenti, insomma, cosa vi può interessare e direi che noi ci vediamo alla prossima.